Chiederei gentilmente di abbassare il tono della voce per la preghiera, o se no ancora meglio se riusciamo a pregare in silenzio, grazie. Perché forse è interessato che c'è presente che ci sono i confessori tra i sacerdoti verso il portico, sono già presenti e pronti per noi.
sentire anche fuori. Ho passato il microfono davanti alla telecamera. Comunque sono accese tutte e due le telecamere e state passando davanti. Guarda, facciamo una cosa più semplice. Thank you.
sole sotto le ali, sotto il portico. Se in cortile c'è qualche persona anziana, può entrare in santuario, forse troviamo il posto. Thank you.
Abbiamo tanti motivi per un saluto gioioso in questo giorno di festa doppia, Ascensione del Signore e Maria Ausiliatrice. Benvenuti a tutti! Santuario e cortile oggi sono strettamente uniti e ci sentiamo famiglia attorno al nostro Vescovo Luigi, che con la sua presenza porta gioia e fraternità. Grazie, Padre, per aver accettato con pronta disponibilità il nostro invito. È un privilegio averla qui con noi in questa prima domenica che segna la ripresa delle celebrazioni con il popolo. Grazie di cuore a lei e al nostro parroco Don Paolino. Un saluto cordiale alle autorità locali e provinciali. Mi rivolgo al sindaco e a tutti i consiglieri, ai responsabili dei vari servizi. Tutti si sentono interpretati. Grazie alla nostra ispettrice Sorelide, che con alcune consigliere è arrivata da Torino per condividere la nostra festa. E vogliamo rappresentare quanti avrebbero desiderato essere qui. Membri simpatizzanti della famiglia salesiana, associazioni varie, famiglie con bambini e anziani, educatori, collaboratori e destinatari delle attività svolte in questa casa, la città di Nizza, i paesi vicini. Ricordiamo e rendiamo presenti tutti, tutti. Stiamo ancora vivendo l'esperienza di fragilità, impotenza, con momenti di scoraggiamento e stanchezza. La speranza ha sempre però l'ultima parola. E siamo qui proprio perché crediamo. Abbiamo fiducia nel Signore Gesù e in Maria Ausiliatrice. Abbiamo la certezza che questa celebrazione eucaristica ci dona nuove energie per continuare il cammino. Maria Ausiliatrice come madre ci ascolta, come regina ci esaudisce. Con gioia allora diciamo ancora grazie a lei eccellenza e a tutti i partecipanti. Buona festa! Grazie. Grazie. Pace sia con voi. Disponiamo a celebrare insieme oggi per la prima volta, dopo molto tempo, questa Eucaristia e chiediamo insieme il perdono del Signore. Signore che è asceso alla destra del Padre, ci fai dono del tuo Spirito, abbi pietà di noi. Signore pietà. Cristo che sostieni ogni cosa con la potenza della tua parola, abbi pietà di noi. Cristo pietà. Signore, Re dell'Universo, Dominatore dei secoli, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen. Thank you.
Esulti di santa gioia la tua Chiesa, o Padre, per il mistero che celebra in questa liturgia di nozze, poiché nel tuo Figlio asceso al cielo, la nostra umanità è innalzata accanto a te e noi, membra del suo corpo, viviamo nella speranza di raggiungere Cristo nostro capo nella gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. Nel primo racconto, Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizione agli Apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò a essi vivo dopo la sua passione con molte prove durante 40 giorni. Apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre. Quella, disse, che voi avete udito da me: Giovanni battezzò con acqua. Voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirà il regno di Israele? Ma egli rispose: Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dello Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria, e fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Parola di Dio. Ripetiamo insieme: ascende il Signore tra canti di gioia. Ascende il Signore tra canti di gioia. Popoli tutti, battete le mani, acclamate Dio con grida di gioia, perché terribile è il Signore l'Altissimo. Grande re su tutta la terra. Ascende il Signore tra canti di gioia. Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba. Cantate inni a Dio, cantate inni al nostro re, cantate inni. Ascende il Signore tra canti di gioia. Perché Dio è re di tutta la terra, cantate inni con arte. Dio regna sulle genti, Dio siede sul suo trono santo. Ascende il Signore tra canti di gioia. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi, che crediamo secondo l'efficacia della sua forza e del suo vigore. Egli la manifestò in Cristo, quando lo resuscitò dai morti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, al di sopra di ogni principato e potenza,
al di sopra di ogni forza e dominazione e di ogni nome che viene nominato, non solo nel tempo presente, ma anche in quello futuro. Tutto, infatti, egli ha messo sotto i suoi piedi e lo ha dato alla Chiesa come capo su tutte le cose. Essa è il corpo di lui, la pienezza di colui che è il perfetto compimento di tutte le cose. Parola di Dio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo gli 11 discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Parola del Signore. Celebrare insieme e poterlo fare nell'ambito di una festa così importante, di questa festa dell'Ascensione e anche di questa festa di Maria Ausiliatrice, che è così significativa per questo luogo in cui ci troviamo. Pensiamo prima di tutto proprio a che cosa significhi questo gesto, questo momento dell'Ascensione di Gesù. Possiamo pensare proprio andando a riprendere la parola degli Atti degli Apostoli che oggi abbiamo ascoltato, dove si vedono questi due uomini in bianche vesti che quasi rimproverano
i discepoli dicendo loro: perché state guardando verso l'alto? Però è forse davvero importante per noi oggi guardare verso l'alto, perché c'è proprio una dinamica essenziale nella scoperta che Gesù sale al cielo, sale al Padre, e che c'è quindi posto per tutto l'uomo, per la essenza dell'umanità accanto a Dio, che c'è una comunione essenziale con Dio dell'umanità. Ecco, Gesù che ascende al cielo significa proprio principalmente questo, che l'uomo può stare accanto a Dio, che l'uomo ha posto accanto a Dio. E questa è una verità così importante che ci aiuta davvero ad aprire i nostri orizzonti, a capire con più chiarezza il senso del nostro rapporto stesso con Dio, il senso anche della nostra vita di cristiani. Gesù certo ha detto ai suoi che non li avrebbe lasciati soli, che avrebbe poi mandato lo Spirito, ed è proprio questo dono dello Spirito che discende dalla presenza di Gesù accanto al Padre, che diventa il punto di riferimento essenziale poi per il cammino della Chiesa, una Chiesa che fortificata dalla presenza dello Spirito e da questa comunione profonda con il Padre e il Figlio può poi costruire nel tempo. E quindi certo oggi guardiamo davvero verso il cielo e cerchiamo di cogliere quanto sia importante questa nostra relazione verticale, quanto sia importante la nostra relazione con Dio, quanto sia importante vedere la presenza di Gesù accanto al Padre. Ma poi certo forse dobbiamo anche seguire un po' questo rimprovero degli uomini bianche vesti, perché è anche molto importante per noi guardare alla terra, guardare intorno a noi, capire che il nostro posto è però qui, e capire che come i discepoli di Gesù sono subito tornati verso la città dopo la sua ascensione e hanno cominciato ad annunciare la speranza, la novità del Vangelo, così anche ciascuno di noi è chiamato proprio a diventare missionario. Il momento dell'ascensione di Gesù al cielo diventa anche il momento della missione. E infatti abbiamo sentito poco fa nel Vangelo proprio che Gesù dice ai suoi: andate dappertutto ad annunciare la speranza e la novità del Vangelo. Io sarò con voi fino alla fine del mondo. E quindi la nostra dimensione non è soltanto quella verticale di guardare verso il cielo e di incontrare la presenza divina, ma è anche proprio la dimensione orizzontale, questa dimensione di servizio, questa dimensione di annuncio che la Chiesa è chiamata a vivere costantemente, che ogni cristiano deve sentire come sua profonda vocazione. Quindi nostra vocazione è certamente quella di annunciare, di annunciare il Vangelo, ma vuol dire anche annunciare il Vangelo vuol dire anche costruire il mondo, costruire la storia, costruire il nostro impegno in mezzo agli altri, imparare un servizio sempre nuovo, imparare che annunciare il Vangelo vuol dire poi anche vedere con occhi diversi e con occhi nuovi tutte le realtà della terra, e quindi riuscire a scoprire questa vocazione essenziale di ciascuno di noi. Possiamo forse in questo senso cogliere proprio una parola che ci viene dalla lettera agli Efesini di Paolo, che abbiamo ascoltato poco fa, quando dice: il Signore illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati. Ecco, c'è un occhio che è per vedere, ma c'è proprio questo occhio della profondità, questa sapienza del cuore, questa capacità di leggere nella profondità della mente. È una capacità che Paolo invita a scoprire, vedere che è possibile una sapienza nuova,
vedere che è possibile quindi anche che i nostri occhi si illuminino e che quindi non vedano soltanto quello che sempre vediamo accanto a noi, ma riescano a vedere molto più in là, a vedere molto più nel profondo, a vedere il senso autentico della nostra vita, della nostra vocazione, del nostro essere cristiani, del nostro lavorare con gli altri, delle nostre relazioni e soprattutto della nostra relazione con Dio, perché è scoprendo e capendo questa nostra relazione con Dio che possiamo anche scoprire e capire ogni relazione umana, che possiamo quindi anche vivere pienamente ogni relazione umana. Ecco, credo che quindi questa festa dell'Ascensione ci possa aiutare davvero a guardare con una profondità nuova e diversa le nostre situazioni, anche le fatiche che talvolta si devono affrontare nella vita. Anche noi tutti abbiamo vissuto la fatica di questo ultimo periodo così difficile, così complesso, e però ogni situazione della storia si può leggere con questo occhio più penetrante. Ogni situazione della storia può diventare un insegnamento profondo per ciascuno. Quindi è essenziale che tutti noi riusciamo a leggere con questa maggiore profondità la realtà umana, le situazioni del mondo di oggi, le relazioni tra le persone, tra i popoli, e riusciamo quindi a capire che si possono fare sempre passi nuovi e veri. Riusciamo a capire che è possibile, proprio a partire dalla nostra fede profonda nella resurrezione e nell'ascensione di Gesù, che tutto il resto assume una dimensione più chiara, tutto il resto è possibile quindi costruirlo in modo nuovo e diverso. E poi certo oggi vogliamo anche affidarci in modo particolare a Maria Ausiliatrice, colei che aiuta i cristiani, Maria che anch'essa è assunta in cielo, anche Maria partecipa già in pienezza a questa vita divina. E Maria, appunto, perché partecipa di questa pienezza, può aiutare i cristiani, aiutarli a cogliere e vedere meglio il senso del loro cammino, aiutarli a superare le difficoltà e le fatiche, aiutarli a capire qual è il compito e il servizio che devono svolgere, aiutarli a vedere la gioia profonda che ci deve essere nel cuore di ciascuno, la gioia del cristiano che oggi si esprime in modo particolare proprio nel vedere Gesù che sale al Padre, ma c'è una gioia profonda che si deve trovare un po' in tutte le situazioni, in tutti i contesti, in tutte le vicende della vita di ciascuno, e questa gioia la possiamo trovare in modo particolare proprio lasciandoci guidare dalla fede di Maria, lasciandoci guidare dalla disponibilità di Maria al servizio, lasciandoci guidare proprio da lei che come modello del cristiano e della Chiesa può diventare davvero il nostro aiuto profondo. Ci affidiamo quindi al Signore anche nella preghiera di questa Eucaristia perché ci faccia diventare più capaci di penetrare le profondità della verità cristiana che ci è stata annunciata e ci aiuti a costruire nella novità del Vangelo. Credo in un solo Dio, Padre, Madre, Spirito Santo.
l'ordinanza di questo giorno santo in cui Cristo è salito al cielo, ravviviamo il fervore della nostra preghiera con l'intercessione di Maria, l'ausiliatrice. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore, per l'intercessione di Maria. Ascoltaci, o Signore, per l'intercessione di Maria. Per la Chiesa, per il nostro Vescovo Luigi, sappiano sempre orientare a Dio, all'imitazione di Gesù, alla docilità allo Spirito Santo con il Magistero, la testimonianza e il coraggio nell'aiutare a superare le prove della vita. Preghiamo. Per l'umanità intera, possa sperimentare la bontà misericordiosa del Signore anche nelle attuali difficoltà, con il servizio generoso e saggio dei governanti. In particolare ti affidiamo i nostri amministratori, tutti i responsabili dei vari servizi al bene comune, perché continuano a promuovere speranza e solidarietà fra la nostra gente. Preghiamo. Ascoltaci, Signore, per tutti i fanciulli, i ragazzi e i giovani, in particolare quelli della nostra parrocchia, sappiano scoprire e accogliere con costanza la buona notizia del Vangelo e collaborare per una società aperta ai veri valori umani, sociali e cristiani. Preghiamo. Per le famiglie della nostra città di Nizza, per gli ammalati, gli anziani, le persone sole, possano trovare in Gesù i doni spirituali necessari e nel prossimo la vera solidarietà che aiuta e consola. Preghiamo. Ascoltaci, Signore, per gli educatori, i docenti, le suore figlie di Maria Ausiliatrice che vivono e operano sotto lo sguardo di Maria in questa sua casa, perché siano sempre come lei gli annunciatori gioiosi delle grandi opere di Dio. Preghiamo. Ascoltaci, Signore, per gli ex allievi, i salesiani, i cooperatori, tutti i membri della famiglia salesiana, siano sempre animati dalla forza del carisma di Don Bosco e di Madre Mazzarello nelle varie opere di evangelizzazione e di educazione dei giovani. Preghiamo. Per i defunti, perché il Signore della vita li accolga nella sua dimora eterna a contemplare la gloria di Dio come Maria e i Santi. Preghiamo. Padre Santo e Onnipotente, ascolta la nostra preghiera e fa che il desiderio del cielo, dove Cristo è salito a prepararci un posto, ci sostenga e ci conforti nelle prove della vita. Te lo chiediamo con la mediazione di Maria, madre del tuo Figlio e aiuto dei cristiani, per Cristo nostro Signore. Sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre e Padre.
Accogli, Signore, il sacrificio che ti offriamo nella mirabile ascensione del tuo Figlio e per questo santo scambio di doni fa che il nostro spirito si innalzi alla gioia del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie, Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta che tutte le creature in cielo e in terra si uniscano nella tua lode, Dio onnipotente ed eterno. Dopo la risurrezione di Gesù, egli si mostrò visibilmente a tutti i discepoli e sotto il loro sguardo salì al cielo perché noi fossimo partecipi della sua vita divina. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, prese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie e questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci l'offerta della tua Chiesa, la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito,
perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona Padre pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Luigi, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno glorioso in cui Cristo è stato costituito Signore del cielo e della terra. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo insieme dicendo: Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, dona l'unità e pace secondo la tua volontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo Spirito. Nel nome di Dio. Corridoio.
che vanno in piedi, quelli che fanno la comunione sacramentale, gli altri possono stare seduti. Thank you.
Ecco. Dio onnipotente e misericordioso, che alla tua Chiesa pellegrina sulla terra fai gustare i divini misteri, suscita in noi il desiderio della patria eterna, dove hai innalzato l'uomo accanto a te nella gloria. Per Cristo, nostro Signore. Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace. Andiamo in pace.